Usò oggi è il risultato comunque di 20 anni di buona amministrazione, o comunque amministrazione che ha intrapreso alla fine, ormai del secolo scorso, un percorso di rivalutazione di queste borgate, del territorio, perché poi noi parliamo di Ussò. Ussò è un comune che è composto da 5 borgate, qua è il capoluogo perché è la sede del palazzo comunale, però sono 5 borgate. In realtà mi sono dato anche a chi ancora aveva preceduto di aver iniziato dei lavori, però le situazioni erano un pochino mo molto diverse. Dal 99 in poi le amministrazioni, grazie anche poi al 2006, comunque le Olimpiadi hanno avuto una ricaduta importante anche su questo territorio, anche se noi non eravamo elementi di gara. Però da lì è stato intrapreso un percorso che ci porta a questo punto. Noi cerchiamo di proseguire, cioè nel segno della continuità. L'obiettivo nostro è quello che poi è condiviso da tanti in questi luoghi, che sarebbe quello di ricreare una residenzialità maggiore. Qualche piccolo numero l'abbiamo avuto, in questo un po' il Covid ha agevolato sotto questo punto di vista, perché abbiamo avuto dei nuovi insediamenti, soprattutto nella borgata dell'O. Quando parlo di insediamenti, parlo di gente che sceglie di venire a vivere nel luogo. All'O siamo passati da un residente, siamo passati a 18. Che sembrano numeri piccoli, che però comunque per noi sono estremamente importanti. Al momento, anche a Rousseau accogliamo veramente con piacere l'insediamento anche di piccole attività. Abbiamo un artista che ha aperto un atelier di pittura, e lei è nata. È figlia di gente di Ussò, che però comunque ha scelto di rimanere a vivere qui, per cui vive tutti i giorni qui e ha trovato anche una possibilità di lavoro. È una cosa recente che è l'apertura della cooperativa di comunità, che comunque è un fenomeno che dal punto di vista dell'amministrazione abbiamo cercato di supportare in tutto, perché si pone come punto di riferimento per nuove forme anche di imprenditoria giovanile, no? Partendo da quello che questo territorio può offrire dal punto di vista turistico, paesaggistico, eccetera. Purtroppo ci sono problematiche con le quali è difficile combattere. Le scuole che rischiano di chiudere perché la natalità è bassa dappertutto, ma in questi luoghi incide ancora di più. Purtroppo ci si scontra anche con campanilismi, perché non bisognerebbe sedersi a un tavolo a ragionare su una scuola di comunità, in modo da poter raggruppare, da poter mantenere vivo uno degli elementi basi della società presente e soprattutto futura. No, perché qui bambini ce ne sono, non moltissimi, ma ce ne sono, e non possiamo permetterci di correre il rischio che rimangano senza scuola, o comunque con una scuola veramente lontanissima. Per questo punto parliamo per Osa, Pinerolo, cioè comunque con un notevole disagio. Cosa siamo? Siamo un paese che è bello, che ha tanti riconoscimenti. Siamo ancora carenti, migliorabili sotto alcuni aspetti, che però sono anche legati poi all'imprenditoria privata, per cui insomma, le amministrazioni si pongono sempre un po' come mediazione rispetto a queste problematiche. Però dalla parte nostra abbiamo cercato di dotare il paese di chiamiamoli dei comfort, che riteniamo possono essere utili, ivi compreso il wifi.
Già ormai da 4 anni abbiamo una rete wifi pubblica che chiaramente non copre tutte le case, ma essendo comunque pubblica, però alimenta le piazzette, i punti di ritrovo e tutto. Questo poi comunque può favorire chi desiderasse ampliare la propria rete in proprio, può farlo. In un momento nel quale si discute di progetti larga banda, cavi, fibre, quant'altro, che sono utili sicuramente, anzi, noi speriamo che arrivi anche qui, però comunque abbiamo cercato di dimostrare che si possono trovare delle strade alternative e comunque molto valide. Il servizio Wi-Fi ci ha permesso comunque di aprire nel 20 in forma sperimentale, adesso verrà strutturata un pochino meglio. Di avere comunque un locale e mettere a disposizione per un coworking, e abbiamo avuto una notevole affluenza, specialmente, certo, favorita anche dal Covid, però comunque l'anno scorso abbiamo avuto ancora buon riscontro, nel 21 buon riscontro. Su alcune cose ci si può lavorare, e su altre però comunque è fondamentale l'apporto della popolazione. Qui c'è stato proprio un coinvolgimento, c'è stato e c'è, e ci auguriamo che continui a lungo il coinvolgimento della popolazione. Qui ognuno è partecipe della bellezza. Noi, tra l'altro, è una cosa che riteniamo anche importante. Rousseau è nei vari circuiti, nei vari network, borghi più belli d'Italia, eccetera. Abbiamo partecipato a vari concorsi proposti da questi network. Su uno in particolare andiamo anche orgogliosi, perché se vogliamo è stata un po' la sintesi di tutti questi anni, che è Community in Bloom. Community in Bloom è un concorso internazionale che dà un premio, come tutti i concorsi, insomma un riconoscimento, ma non è tanto il fatto di fare classifica, di vincere, veramente l'importante è partecipare, lo dico proprio nello spirito olimpico del termine. Però per noi ha rappresentato un momento particolare, questo nel 19, 2019. Abbiamo partecipato a questo concorso che aveva delle regole comunque anche abbastanza restrittive, no? E che verteva sì sulla bellezza del posto, ma anche dava dei riconoscimenti, delle valutazioni sulla progettualità, e sul valore della comunità. Al di là del fatto che unico borgo finora in tutta la storia abbiamo vinto, comunque ci è stato assegnato il massimo riconoscimento, la medaglia d'oro, comunque insomma, il massimo riconoscimento per i piccoli small village, però all'interno di questo riconoscimento la cosa importante è che abbiamo avuto una valutazione esagerata proprio sulle progettualità che abbiamo dimostrato di avere, che non, insomma, e sulla capacità della comunità di partecipazione, no? Poi ci sarebbero tanti piccoli episodi da raccontare che rafforzano questa cosa. Però, ecco, quello è stato proprio un po' un giusto premio. Non tanto perché l'amministrazione poi è il front-end, è quello che ci mette poi la faccia, il nome anche, però dietro l'amministrazione c'è comunque una popolazione, c'è comunque della gente alla quale siamo veramente, veramente grati perché senza di loro realmente Usso non sarebbe dov'è. Ecco, è una collaborazione che prosegue da tanti anni e vogliamo mantenere. Brunetta di Ussò in realtà diciamo, c'entra poco con Ussò, cioè, la verità storica è che lui era un ricco, un nobile di origine vercellese che aveva acquistato dei terreni e con i terreni aveva preso anche il titolo nobiliare. Per cui in qualche modo, cioè, avendo riscoperto la figura nel periodo comunque olimpico e quello che poi è una figura importantissima perché nello sport è lui che di fatto ha inventato o
o comunque ha lavorato verso le Coubertin per avere le Olimpiadi invernali. No, purtroppo lui non è arrivato a vedere la prima edizione nel 24, però comunque fu lui l'artefice, per cui a tutti gli effetti è il papà delle Olimpiadi invernali. La figura, ripeto, è importante, ha questo nome, c'è questo piccolo museo in suo onore, però ecco, ha vissuto veramente poco. Parliamo comunque, lui è mancato nel 1919, per cui insomma c'è già un bel po' di anni, però proprio il contatto, cioè la storia con la popolazione è veramente molto, molto remota. Fa parte della storia, questo essere all'interno di questa fascia territoriale, perché poi comunque non... Ci sono in quello che così viene detto patois, chiamato il patois, che è il dialetto, insomma, comunque, che si parla di queste parti, che poi è molto variegato peraltro, perché qui abbiamo cinque borgate e per dire un tubero, che poi la patata viene chiamata in tre modi diversi, per cui siamo all'interno di pochi chilometri quadrati, usano tre terminologie diverse, per cui insomma c'è un po' così. Molti termini anche linguistici risalgono probabilmente al discorso occitano. C'è questa identità culturale che ci portiamo dietro. Adesso l'Occitania però non è mai stato una repubblica o un qualcosa, è un fenomeno, no? Che riguarda tutta una fascia di popolazione e noi ci ricadiamo dentro perseguiamo nel mantenimento dell'identità culturale, ecco. Questo è quello che facciamo. Ci sono stati eventi, dagli spettacoli musicali, concerti, con le varie band che seguono la musica anche ad altre cose più culturali, i balli occitani, cioè non mancano mai, ecco, nell'organizzazione degli eventi estivi e non solo, situazioni legate a quel periodo culturale, che poi non è neanche quel periodo, in realtà l'Occitania non ha una fine, è un qualcosa che c'è, esiste ancora e noi ne facciamo parte e cerchiamo di viverla.